Presidente, perché questo pomeriggio ha voluto convocare e invitare qui i dipendenti della provincia di Bergamo? Perché per la prima volta martedì scorso a Roma c'è stata la riunione generale di tutti i presidenti delle province italiane, alla quale hanno potuto partecipare anche dei rappresentanti delle province e hanno potuto parlare. Tra questi rappresentanti delle province c'era anche il dottor Faccheris della provincia di Bergamo, che oggi riferirà quanto ha sentito e quanto ha detto, anzi dirà le stesse cose leggendo quello che ha letto martedì all'Assemblea dei Lupi. Sentirete oggi i dipendenti, sentiranno, dopo che io 2 anni fa in febbraio, nel 2012, ho iniziato a informarli su quanto stesse succedendo in questa caccia accanita nei confronti delle province, li avevo radunati in sala Viterbi e avevo cominciato a dire quali potevano essere gli eventuali sviluppi. Sicuramente forse degli esuberi allora in funzione dei tagli che oggi sono arrivati a 16 milioni di euro, ben più tagli che ai comuni, forse per dimostrare alla gente, vedete, la provincia non fa le cose e non facciamo le cose perché non ci danno i soldi, quindi non servono. Ma soprattutto non è per terrorizzare i dipendenti, perché io ai rappresentanti sindacali unitari della provincia, che sono dipendenti della provincia, queste cose le ho già dette da 2 anni di quello che potrebbe essere il rischio. Oggi sentiranno tutti nello stesso momento le stesse cose per evitare il passaparola, che a volte stravolge un po' la realtà. Quindi il rischio qual è? Che anche i dipendenti, nonostante le rassicurazioni del ministro Delrio, possano rischiare il posto di lavoro? Ma io vedo un grande panico nel governo e anche nel presidente del Consiglio Letta quando annuncia le province spariranno. Mi sembra proprio che ormai l'hanno detto talmente tante volte che devono riuscire a farlo anche maldestramente. Vorrei ricordare che 2 decreti legge sottoscritti, firmati dal Presidente della Repubblica, sono stati rigettati dalla Corte Costituzionale. Non si può eliminare le province senza cancellarle dalla Costituzione. I tempi, conoscendo bene dopo 15 anni come funziona tra Camera e Senato, non li hanno. Vorrebbero far diventare le province un ente di secondo livello, tipo Comunità Montana o Bocciofila, dove il Presidente non ha alcuna autorevolezza perché è scelto dai partiti, senza togliere le province dalla Costituzione, facendolo in un tempo successivo. Ma soprattutto, se davvero vogliono eliminare le province, prima dovrebbero decidere chi farà le cose che oggi fa la provincia, preparare gradatamente nel tempo questo trasferimento di competenze per fare in modo che i cittadini non abbiano dei problemi. Vi ricordo che la provincia di Bergamo, la parte politica, oggi costa meno di 1 euro a cittadino bergamasco e che se si andasse a elezione l'anno prossimo, i consiglieri provinciali da 36 che erano diventerebbero 14 e quindi il costo dei consiglieri passerebbe da 500.000 euro a 200.000 euro all'anno, quindi non mi dicano che questo è un risparmio. Quindi in realtà il destino delle province è tutt'altro che segnato? No, io conosco le norme, c'è una Costituzione che non mi pare sia ancora carta straccia, mi meraviglio che i funzionari di Camera, di Senato, della Presidenza del Consiglio, ma soprattutto del Quirinale, abbiano fatto firmare al Presidente della Repubblica dei decreti che con l'urgenza giustificavano la modifica di un articolo della Costituzione. Questo articolo poi è stato riconfermato dalla Corte Costituzionale. Se continuano su questa strada non ci fanno una bella figura.